Allora, Francesco, io volevo chiederti oggi una cosa un po' tecnica, no? Ti avevo anche permesso. Io ho fatto caso, mettendo in parallelo dei video tuoi di aria compressa e di pistola libera, che il tuo gesto atletico in pistola libera è più rapido, più breve, che quello in aria compressa. E mi sono chiesto se è una cosa casuale oppure, se tu sei a conoscenza di questo ed è una cosa. Come dire, fatta di tua spontanea volontà, cioè se ha un senso questo fatto, insomma, questo particolare tecnico. È una giusta osservazione perché nella libera, una volta che arrivo nella mia zona di mira, tempo 2 secondi al massimo e il colpo parte. E diciamo che su una gara di 60 tiri lo farò per 57 colpi, quindi più del 90% dei colpi, perché poi ci sono comunque sia quei colpi magari volontariamente sbagliando, sto su qualche un secondo e mezzo in più. Però ho notato che nella maggior parte delle volte è un colpo errato. Nell'area compressa invece tendo a restare in punteria un secondo, 2 secondi in più, quindi 4 secondi circa dal momento che sono arrivato nella mia zona di mira. Perché? Perché riesco a essere un po' più preciso, riesco a essere un pochettino più fermo. Ecco la differenza tra il fermarsi 4 secondi nell'area compressa e 2 secondi nella libera è dovuto solo a una questione di fermezza. Perché io qui nella libera, usando un compensatore abbastanza lungo, quindi un portamerino lungo e pesante in punta, ho notato che se io sto 4 secondi, 5 secondi in punteria, mi muovo tantissimo e in libera basta un niente che ti porta fuori dal 9, dall'8 o addirittura anche molte volte dal 7. Quindi io ho cercato di tirare con questo ritmo qui, curare tanto la discesa dall'alto verso la zona di mira e appena sono arrivato, tempo 2 secondi all'incirca, e il colpo parte. Ho visto che tirando in questo modo ho ottenuto dei buoni risultati. Pertanto tu arrivi e stai sulla tua zona di mira, diciamo 2 secondi e mezzo per la libera. Sì, Sì, di media, due, sì, tra i 2 e i 3 vabbè, ecco, secondi. 2 o 3, sembra un po' poco, no? Potrebbe sembrare poco, però se si cura tanto la discesa, che io arrivo dall'alto nella mia zona di mira, la discesa, io appena arrivo già ho il mirino perfettamente centrato, quindi si tratta solo di scattare, quindi perché aspettare 5, 6, 7 secondi? Diciamo allora che tu, intanto bisogna premettere che tu hai la doppia respirazione, tu fai la doppia respirazione sia in libera che in aria compressa. Pertanto quando tu entri in apnea, finita la seconda respirazione e inizi a scendere per trovare la zona di mira, già allinei Sì, il equilibrio mirino nell'attacco. all'interno dell'attacca, cioè fai quello. Adesso, oddio, io non, adesso non ricordo bene, ma non so cosa si dice tecnicamente, quale sia la soluzione migliore, adesso non mi viene in mente, però mi sembra che, diciamo, dovrebbe essere più giusto, insomma, tecnicamente più corretto allineare quando si è sulla zona di mira. E invece no, perché te quando arrivi sopra il bersaglio e agganci il mirino nell'attacca, se te riesci a mettere il mirino, ma non deve essere perfettamente allineato, basta che viene controllato all'interno dell'attacca, in modo tale che una volta arrivati nella zona di mira, io non devo stare lì a cercare il mirino, cambiare la pressione nella mano per andare a trovare dove è questo mirino. Io quando arrivo dritto per dritto, arrivo nella mia zona di mira, sono già fermo, quindi non devo stare lì ancora ad allinearmi, sono già allineato. Ecco perché tempo 2-3 secondi e il colpo parte. Ho notato che questo anche di aria compressa porta ad un miglioramento anche abbastanza significativo come valore di una serie, insomma, da 10 colpi, ecco. Però in aria compressa è un tiro un po' diverso perché lì devi fare sempre 10, quindi devi essere sempre perfetto.
però vorrei arrivare anche a tirare in questo modo in aria compressa. Certo che fare la discesa mantenendo il mirino allineato non è che sia una cosa semplice. Ma basta allenarsi, basta fare la discesa controllata, non deve essere né troppo lenta perché altrimenti uno si stanca, e né troppo veloce perché magari si rischia di arrivare troppo giù nella zona di mira e bisogna tirare su, quindi questo è sbagliato. Deve essere una discesa controllata. Se uno ha un'impugnatura fatta bene, che è sistemata bene, uno quando va su ci deve già trovare il mirino nel mezzo, quindi basta controllare la discesa, che poi il mirino sia un filo alto, un filo basso, un po' a destra, un po' a sinistra, non è che dobbiamo scendere perfettamente allineato, però insomma un 80-90% della precisione ci deve essere. Il rimanente lo mettiamo in quei 2-3 secondi che, controllando il mirino, aumentiamo piano piano la pressione del grilletto sull'impugnatura e il colpo parte. Che succede? Ascolta Francesco, tu hai degli esercizi specifici per questa fase, diciamo, questa parte del gesto, cioè la discesa in linea, oppure no? Ormai mi viene in automatico, però un esercizio può essere quella magari di disegnare su un bersaglio, poi ci sono anche in giro dei rettangoli lunghi che vanno dal 6 alto al 5, 4 basso, in modo tale che quando uno arriva sul bersaglio cerca col mirino e con la tacca di non uscire all'interno di questo rettangolo lungo. Può essere quello, insomma, come allenamento propedeutico a questa azione. E poi magari togliere, mettere un bersaglio normale e cercare, una volta agganciato il mirino in alto, intorno al 5-6 alto, cercare di tenerlo fermo nella tacca e insieme, guardando insieme tacca e mirino, scendere giù il più dritto possibile, senza sbandieramenti vari. Questo si può vedere. Per chi ha lo scatto, il simulatore di tiro, si può vedere subito. Uno può vedere se arrivando dall'alto, magari una volta arriva verso sinistra deve tirare nel mezzo, una volta arriva verso destra. Quindi sono tutti i colpi che già nascono sbagliati. Possono, con la fermezza dopo, possono diventare 10, però è un colpo già sbagliato, cioè può essere un 10, può essere un 9, può essere un 8. Però io, dalla mia esperienza, con questa tecnica ho alzato notevolmente la percentuale di colpi positivi seguendo questa discesa controllata, se la vogliamo chiamare. Va bene, ti ringrazio Francesco per questa volta, alla prossima. Ciao.